comunque una sensazione di urgenza, infatti Panther esce benissimo, sinistro destro, il rettina bruciato, 8-0. Ho potuto fare a meno, cioè mi è venuto in mente onestamente, grande alzata di Fantinelli, dopo il time out 10-2 con la schiacciata di Dario Hunt, Patatome ruota bene, anticipa il pallone, Panther corre, mette a posto i piedi, ma perché no, tripla, 4-4 dall'arco per l'Armani Exchange. Una tripla corta per il rimbalzo offensivo di Aradori, classico movimento svitandosi e canestro del 25-8. Vediamo Aradori che ha un po' di campo, buona la palla per Cousin, due mani sopra il ferro, i due ex combinano per il 27-11. Nell'angolo da Schiltz, schiena canestro, Aradori vicino, finta, arriva Wojciechowski che taglia, grande palla di Schiltz, due mani facili, immaginifica questa volta non controllata da Tarjeski. Aradori rallenta insieme a Mizov, quasi a stipulare un patto, vabbè non mi abbatti, io vado a segnare. Vabbè, la divagazione è finita, questo alley-oop mi sembra di livello nettamente superiore. E canestro che vale il meno 23 a 75 secondi dalla sirena dell'intervallo, dodicesima tripla. No, volevo dire che in realtà la prova generale in ottica Fenerbahce, mentre Moraschini riapre e arriva la tredicesima tripla del match. Però il tiro libero, però Aradori con una carambola sfortunata, nessuno si accoppia, Mizov, anche lui si unisce alla festival. Resta una statistica selvaggia, la definirei, mentre va a bersaglio Wes Anders. Perché si lamentava su del blocco del Cuso, stava perché di solito li setta bene senza problemi. Gran palla qui di Rollo per Biliga sotto che schiaccia. È anche vero che sono curiosità statistiche. In una situazione di partita, rete, eccolo, con i pugni alzati. Vediamo, Moretti, altre idee, eccola la ventesima, a bersaglio, 95-70.